di settore, in gran parte dovuto al fatto che ci sono, per una situazione come dire di incertezza giurisprudenziale, ci sono degli operatori che concorrono con gli operatori concessionari regolarmente muniti, cioè di concessione dello Stato, che concorrono senza avere concessione dello Stato e come dire, per i quali è sub iudice, perché la questione è stata rimessa dalla Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia, quindi aspettiamo l'esito nell'anno prossimo, sulla legittimità di questi operatori a continuare ad operare in Italia senza licenza di pubblica sicurezza e senza concessione dei monopoli di Stato. Questa presenza sicuramente attrae, perché questi soggetti indubbiamente hanno minori gravami di quelli che possono avere quelli che hanno i concessionari, imposte, costi amministrativi, conti correnti, cioè hanno una gestione sicuramente più pesante burocraticamente rispetto agli altri soggetti che hanno questo tipo di collocazione giuridico-soggettiva. Quindi noi da questo punto di vista siamo in attesa di avere una definizione del quadro giurisprudenziale per poter poi portare e adeguarci ovviamente a quelli che saranno gli indirizzi della giurisprudenza. Un settore nel quale si era registrato fino all'anno scorso, fino al 2009, un sensibile calo con profili anche preoccupanti era l'area del bingo. Le sale del bingo sono, dunque abbiamo 14 concessionari, vado a memoria, sono più o meno 255 sale, e avevano registrato fino al 2008 compreso, in inizio del 2009, un calo sensibile che stava mettendo in serio pericolo anche i livelli occupazionali e quindi la tenuta di attività e di investimenti operati in quel settore. I provvedimenti che sono stati adottati dal Parlamento alla fine del 2009, per la certezza tra settembre e ottobre del 2009, sono stati di particolare efficacia, perché la raccolta del settore del bingo è riuscita a decollare, a recuperare ampiamente, e oggi il settore del bingo ha avuto una fase di recupero, ha un recupero che si aggira intorno al 30% come raccolta. Questo è stato fatto ovviamente rendendo più appetibile per i giocatori, quindi migliorando il payout per i giocatori, rendendo più remunerativo il settore del bingo per gli investitori, e quindi sostanzialmente, pur se c'è stata una penalizzazione sul piano erariale, questa penalizzazione, che è destinata ad essere riassorbita con questo trend in crescita della raccolta, è poi ampiamente, sicuramente ed ampiamente recuperata, se si pensa che si è mantenuto, anzi si è migliorato il livello occupazionale, il livello delle imprese, e questo genera, se non imposta sul gioco, e quindi tassazione sul gioco, sicuramente tassazione di carattere generale, quindi IRPEF, IRAP, IVA e quant'altro. Quindi sicuramente da questo punto di vista c'è stata una sorta di compensazione che comunque ha dato uno sviluppo, è stato un punto di snodo per un settore che registrava da anni ormai profondi sintomi di crisi. I due settori che continuano ad avere, danno segnali di grande positività, sono ancora gli apparecchi, quello degli apparecchi e quello del gioco online, che sono i settori che, se per un verso danno le migliori soddisfazioni sul piano, come dire, erariale, devo dire anche che, almeno per quanto ci riguarda, danno anche e devono dare anche le maggiori attenzioni, le maggiori preoccupazioni. Vorrei intanto sugli apparecchi, vorrei dare un dato, perché questo è significativo anche per come, come dire, si è mosso bene la legislazione su questo fronte. Mediamente il settore delle new slot, perché le videolotterie ancora sono in fase sperimentale, quindi non hanno ancora una piena operatività, ma le new slot mediamente hanno avuto nel tempo una evoluzione positiva, registrando degli incrementi medi che andavano tra il 10 e il 12% su base annua, comunque un dato molto significativo, perché insomma nel 2009 la raccolta da new slot è stata di 25 miliardi di euro, se vado a memoria. I primi dieci mesi del 2010 registrano un incremento della raccolta di new slot del 25%. Quindi
rispetto alla media, diciamo, dei 10-11%, cioè un 13-14%. Quindi ci siamo chiesti che cosa c'è, cosa è successo. Beh, è successa una cosa importante, che finalmente, non sono state più concesse finalmente, per fortuna, proroghe, il 15 dicembre del 2009 è stato imposto a tutti gli operatori, a tutti i concessionari, la cosiddetta sostituzione dei comma, noi tecnicamente chiamiamo comma 6A rispetto ai comma 6, cioè gli apparecchi di nuova generazione o comunque l'adeguamento degli apparecchi con meccanismi di nuova generazione, le smart card che sono diciamo, tecnologicamente più avanzate. Questo ha determinato, come dire, un maggiore livello di sicurezza e probabilmente, anzi io direi quasi per quanto ci riguarda, meno sicuramente, la minore possibilità per chi aveva intenzione di muoversi in area illecita di compiere illeciti. Quindi la previsione, questo dimostra anche che gli aggiornamenti tecnologici in questa materia, in questo settore, sono di particolare importanza, quindi avere delle strutture adeguate su questo piano che facciano prevenzione ma facciano anche controllo di tipo tecnologico è ancora fondamentale. Quindi la previsione di norme più rigorose sul piano tecnologico ha sicuramente impedito a chi aveva questo tipo di intenzione di operare come probabilmente aveva operato nel passato in modo illecito. Le videolottere, dicevo, sono invece in fase sperimentale. Sono in fase sperimentale che peraltro riguarda gli attuali 10 concessionari. Io ricordo che le norme di fine anno scorso hanno previsto il mantenimento sostanzialmente per gli attuali concessionari delle new slot, la possibilità, previo pagamento di un importo complessivo intorno ai 700 milioni di euro, 700-750 milioni di euro, di acquisire videolotteri in misura proporzionale al numero di new slot che erano già in loro possesso. Quindi con un rapporto di 14/100, quindi 14%. E soltanto 9, ma il decimo è in fase di ultimazione, hanno ultimato la fase del collaudo, quindi la fase sperimentale. Il trend ci sembra abbastanza positivo. Abbiamo una raccolta media giornaliera che si aggira intorno ai 3 milioni di euro. 3 milioni di euro. Qui il discorso io lo rinvierei a quando avremo dati più precisi, perché qui il punto è, secondo me, il rapporto che esiste, deve esistere, fra il mondo delle videolotte e il mondo delle newslotte. Questa è una cosa su cui c'è grande attesa da parte degli operatori, soprattutto gli operatori tradizionali in materia di newslotte, perché c'è una cosa diciamo nuova rispetto al settore delle newslotte, cioè in via sicuramente sperimentale la tassazione, almeno nella fase di avvio, per quanto riguarda le videolottery è abbastanza contenuta, cioè non può essere superiore, mi pare, al 2%, almeno in fase sperimentale. Quindi c'è un divario di tassazione fra il mondo delle videolottery e il mondo delle new slot particolarmente significativo. Quindi su questo, per evitare che ci possa essere una sorta di spostamento di raccolta dall'uno all'altro settore con pregiudizio per l'erario, bisogna stare molto cauti, bisogna vedere un po' i numeri per poi eventualmente intervenire per apportare le dovute modifiche. Il settore dell'online è invece un settore che continua a crescere. Il settore dell'online ormai riguarda sostanzialmente tre aree diciamo tipiche: l'area dei vecchi giochi fisici, cioè Superenalotto, insomma, Gratta e Vinci, che può essere giocato sia in modo fisico, cioè presso i rivenditori tradizionali, sia in modo online, cioè a distanza, quindi appartiene agli stessi concessionari che prima potevano, quindi è una modalità alternativa di gioco sostanzialmente. Poi ci sono i provvedimenti adottati già a partire dal 2008, cioè i cosiddetti skill games, i giochi a distanza, che vedono la gran parte riconducibile al poker a torneo, i poker a torneo, che sostanzialmente cifrano intorno al quasi 90% del totale della raccolta. E poi c'è la previsione recata dalla legge comunitaria 2008, cioè la norma del 2009, che apre, ancora non è aperto perché sono stati mandati i decreti a Bruxelles per le valutazioni preliminari, il provvedimento è tornato con nulla osta di
di Bruxelles, che per quanto riguarda invece gli altri giochi a distanza, cioè sostanzialmente il poker cash, cosiddetto il cash game, quindi i giochi a quota fissa che sono di vario tipo e per i quali ovviamente ottenuto il nulla osta, come previsto dalla legge, dovrà procedersi entro la fine dell'anno, i primi dell'anno prossimo, a bandire la gara per l'apertura anche di questo mercato ai nuovi operatori che volessero essere interessati, che potessero essere interessati. Sono previsti una gara, mi pare, fino a un massimo di 200 concessionari su base comunitaria. Il settore dell'online è un settore in forta crescita. Il miglioramento della raccolta si aggira intorno al 46-47%, quindi è sicuramente un dato significativo, peraltro è relativo perché ancora non è aperta questo terzo settore online, che poi a livello internazionale, se io penso al mondo anglosassone, soprattutto negli Stati Uniti, è quello che registra il maggiore interesse del mercato. Questi sono i dati complessivi. L'amministrazione non può limitarsi, lo abbiamo sempre detto, io l'ho detto ripetutamente, penso di poterlo ripetere anche in questa sede così qualificata, non si può limitare soltanto a trarre elementi positivi dal fatto che ci siano questi numeri e questi dati, perché troppa gente è coinvolta, troppi interessi sono chiamati in causa. Un dato Censis di un paio d'anni fa diceva che almeno una volta circa 30 milioni di italiani sono chiamati al gioco, almeno una volta. Quindi quando ci sono numeri così importanti, 60 miliardi di raccolta sono 3,5 punti di PIL, quando ci sono tante e così importanti imprese, anche quotate peraltro, coinvolte in questo mercato, quando c'è una filiera, perché noi vediamo i concessionari, ma c'è sotto anche un mondo di piccole e medie imprese, di piccole, medie, grandi imprese che ha rapporti con i concessionari, che si pone verso i concessionari con rapporto di servizio, di attività, di cessione di beni, di servizi, quindi un mondo che gira intorno. Quando sono coinvolti i consumatori, e nei consumatori soprattutto le fasce più deboli, l'amministrazione non si può porre soltanto e non si deve porre soltanto il problema di quanto gettito, di quanta raccolta si fa, ma anche di come debbano essere rispettati i principi fondamentali. Qui viene in gioco tutta la parte, diciamo, repressiva, ma che costituisce anche preventiva, di prevenzione dell'illegalità, perché soprattutto in alcuni settori, penso all'online, le fasce più deboli, e per fasce più deboli intendo soprattutto i giovani, i ragazzi, i minori, chiamati come sono ad operare in ambienti, come dire, decontestualizzati, in ambienti che possono sfuggire, cioè il rapporto computer-casa, computer-concessionario-sito, impedisce quelle forme, se ci sono, forme di controllo che ci sono, ci possono essere quando il gioco è fisico, quando c'è la presenza presso il ricevitore, quando c'è la presenza presso il concessionario, presso l'intermediario. Quindi su questo mondo noi abbiamo chiesto e ottenuto nella precedente tornata normativa la costituzione intanto di un comitato di alta vigilanza formato dall'amministrazione, ma anche soprattutto dalle altre forze di polizia, tutte le forze di polizia, ma più in generale tutti i soggetti che possono intervenire su questo fronte per impedire e per limitare il ricorso al gioco, che sia poi gioco compulsivo da parte delle persone più deboli e nel loro ambito dei minori. Io penso anche, ma è una cosa di cui stiamo valutando poi gli aspetti con i collaboratori dell'amministrazione, che debba essere assunta poi iniziative, debbano essere assunte, noi ci dovremmo far carico di assumere iniziative per porre, soprattutto in materia online, dei tetti, questo però comporta necessariamente un collegamento effettivo di rete, in rete, di tutti gli operatori, di tutti gli attori, in modo che ci sia in tempo reale la possibilità di rilevare il dato di gioco, ma che ci sia un tetto anche di sistema, cioè il giocatore deve avere un tetto sulla singola giocata, deve avere un tetto nel rapporto col singolo concessionario, ma deve avere un tetto anche nell'ambito del sistema dei concessionari. E questo prevede e deve prevedere anche una forma di intervento in tempo reale per stoppare questo tipo
Sì, sono previste oggi norme che prevedono l'autolimitazione, cioè il giocatore dichiara al concessionario che non vuole giocare più di una certa cifra, quindi il sistema automaticamente stoppa, però è rimesso ancora troppo, secondo me, alla iniziativa e alla libera determinazione del consumatore. Quale ritengo debba essere fatta chiarezza da subito è il divieto generalizzato, perché oggi esiste soltanto per alcune aree di gioco, il divieto di generalizzato per tutti i giochi per i minori, cioè ai minori deve essere impedito il gioco per tutti i giochi, oggi lo è soltanto per alcuni e deve essere ripristinato, adeguato, integrato il sistema sanzionatorio che è carente, che molto spesso pur esistendo, perché il testo unico di pubblica sicurezza già prevede sanzioni, ci risulta essere poco attivato, poco azionato. Quindi ci deve essere certezza sulla sanzione, io penso che debba, in questi casi non ci possano essere sconti per nessuno, ci debbano essere sanzioni che vanno fino alla revoca di eventuali concessioni o comunque di licenze che possano essere state rilasciate al soggetto che ha consentito il gioco al minore, e ci debbano essere assolutamente delle misure efficaci per rendere, per come dire, estrapolare. Io ricordo ancora qualche servizio televisivo di qualche tempo fa che riprendeva sale da gioco con minori che regolarmente entravano, uscivano, ma ci deve essere anche la certezza su chi applica le sanzioni, perché oggi c'è un po' di rimpallo di responsabilità fra soggetti, quindi se del caso l'amministrazione può essere anche soggetto attore da quel punto di vista, però io ritengo che ci debba essere chiarezza sulle sanzioni, sui comportamenti che vadano sanzionati, sulle sanzioni applicabili, che devono essere di tipo amministrativo, penale, amministrativo e soprattutto amministrativo con la chiusura degli esercizi, come un po' succedeva sugli scontrini fiscali, che si chiudeva la prima volta, la seconda e la terza poi era definitiva, e su chi debba applicare queste sanzioni. Su questo noi siamo chiamati in comitato di alta vigilanza abbiamo già sottoposto queste questioni. Noi pensiamo che la nostra azione di contrasto debba privilegiare questi settori: il contrasto del gioco da parte dei minori, le illegalità nel settore, diciamo, a più alto rischio, e quindi proveremo ad impostare insieme alle altre forze di polizia delle azioni coordinate sul territorio nazionale che facciano vedere la presenza capillare, ripetuta e quindi non episodica dello Stato come forma di controllo su questo settore che merita la massima attenzione. L'amministrazione esegue norme e pone in essere quelli che sono gli adempimenti previsti dalle norme, quindi se le norme dicessero che in questo paese non si deve giocare, faremmo di tutto per non far giocare, ci mancherebbe altro. No, allora, perché il gioco è illegale? Perché l'evasione fiscale? Perché ci sono sicuramente profili, per un certo verso, di convenienza. Perché è chiaro che ci sono degli operatori che, sottraendosi agli obblighi fiscali, possono offrire delle, come dire, giocate vincenti più appetibili. Però, onorevole, sarebbe riduttivo, perché purtroppo penso ci siano altre motivazioni che toccano un po' la questione dell'altra domanda che le poneva, delle macchinette, se sono tutte buone o sono alcune false. Il settore degli apparecchi lo dimostrano le indagini di polizia giudiziaria, quindi non è un'affermazione vuota ma è ancorata a dati concreti, dimostrano ancora oggi che questo settore, questo è un ulteriore elemento che ovviamente va posto in grande, ecco perché la centralità del Comitato di Alta Vigilanza Interforze è fondamentale su questo mondo, in questo mondo, sono ancora di grandissimo interesse per le organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso. Le vicende lo dimostrano, i fatti di cronaca lo hanno indicato chiaramente. Sotto questo profilo io mi sono occupato di riciclaggio anche in altra vita, quando portavo le stellette, e quindi me ne sono occupato a Milano lavorando proprio nell'area dell'antiriciclaggio. Il settore del gioco
il settore dei pubblici esercizi sono, direi, ormai i settori tradizionali in cui può investire la criminalità organizzata. Quindi sono, perché quando c'è una raccolta di denaro così importante, come dire, è quasi gioco forza immaginare che le forze illecite possano pensare a questo mondo come forma e fonte di riciclaggio, quantomeno di riciclaggio. Quindi sotto questo profilo c'è anche una componente ambientale che può condizionare il gioco illegale. Cerco di essere più preciso. Io ho sempre detto che nel mondo dell'evasione, dell'illegalità nel mondo delle macchine, bisogna distinguere quelle che si realizzano, quelle illegalità che si realizzano nel mondo legale da quelle che si realizzano nel mondo completamente illegale. Se io ho una macchina, una new slot, che è regolarmente munita di nulla osta, cioè con la certificazione dell'organismo internazionale, quanta conformità e quant'altro, e poi ne altero il meccanismo o vado a sofisticare il meccanismo di informazione del dato sulla base della quale poi si applica, del quale si applica la tassazione, io ho una macchina perfettamente dichiarata, regolarmente dichiarata, ma che con sofismi e con sofisticazioni come dire, tecnologiche io sono riuscito ad alterare e quindi, come si dice in gergo, a taroccare, quindi a sottrarre materia imponibile. Quella è una è materia tipicamente illegale, quella parte quantomeno illegale. Ma ci sono, pongo una domanda, i fatti dimostrano che ancora in qualche località, in qualche area diciamo a più alta densità malavitosa, esistono ancora settori nei quali alcune macchine non munite di nulla osta vengono quasi imposte dalla criminalità organizzata, lo dicono le indagini di polizia giudiziaria, quindi ripeto, su base oggettiva, sono costretti spesso, costretti perché in alcuni casi non sono costretti, sono compartecipi gli operatori, cioè chi appartiene alla filiera, a subire la presenza, l'occasistenza vicino all'apparecchio regolarmente dichiarato di apparecchi non dichiarati, non conosciuti al settore ma imposti dalla criminalità. Quindi noi abbiamo un dato e anche su questo fronte stiamo pensando a fare campagne di controllo periodico. Peraltro io non mi piace piangere miseria quando, voglio dire, forse dovrei, però noi abbiamo un rapporto di crescita di questo settore con un rapporto, diciamo, di presenza, di potenziamento organico della nostra amministrazione inversamente proporzionale. Siamo passati da 15 miliardi a 60 miliardi di raccolta e noi siamo passati da 1.500 addetti a 1.200. Quindi, voglio dire, il rapporto forze in campo, possibilità di schierare forze in campo e la possibilità di fare controlli ripetuti, periodici, su tutti gli operatori, su tutti gli esercizi, sono oltre 150.000, è ovviamente squilibrato come elemento di forza. Ciò nonostante noi stiamo, alla luce anche di questo potenziamento, stiamo pensando di monitorare più puntualmente la presenza delle macchine e di affiancare ai nostri anche le forze dell'ordine, perché sa, si presenta il nostro funzionario in ambienti diciamo, il nostro funzionario in abiti civili, in ambienti diciamo ad alta pericolosità, diventa pericoloso anche per l'incolumità personale, come alcuni fatti dimostrano dei nostri che sono stati aggrediti in alcune, con la forza dell'ordine, con le divise diventa più sicuramente più significativa la presenza. Ecco, da questo punto di vista noi non abbiamo certezze che tutte le macchine in circolazione siano le quali. Noi sappiamo che sono munite di nulla osta circa 370.000 apparecchi, ne sono oggi allocati in esercizio circa 350-360.000, quel 5-6% di differenza è in magazzino, perché sono in manutenzione straordinaria, ordinarie. Anche su queste cose noi vogliamo intervenire, andare a fare i controlli per verificare che siano effettivamente in magazzino. Perché una delle vecchie... c'è una norma che è stata voluta dall'amministrazione, che è stata molto criticata, io capisco anche le ragioni, per la quale norma è previsto che quando per un periodo superiore a 60 giorni, mi pare, no? Anche in modo discontinuo, quella macchina risulta a magazzino, venga revocato il nulla osta per quella macchina, per evitare che ci possa essere, come dire,
l'idea che qualcuno metta fittiziamente a magazzino la macchinetta e la faccia poi lavorare da altrove. Quindi i provvedimenti li abbiamo cercato di adottarli. Dobbiamo fare controlli. I controlli devono essere fatti in modo intelligente. Tra qualche giorno, spero presto, potremo dare dati su una indagine che abbiamo attivato alla fine del 2008 e che abbiamo fatto attraverso la cosiddetta analisi di rischio. Insomma, le esperienze precedenti ci aiutano, ne parlavo anche con l'onorevole Fluvi qualche tempo fa, ci aiutano anche in questa nuova esperienza. Cioè abbiamo fatto sostanzialmente un'analisi per ambiente storico, per ambiente locale, dei rendimenti, insomma, due bar che hanno degli apparecchi dello stesso concessionario, dislocati in due bar diversi, uno raccoglie 100, l'altro raccoglie 50, siccome l'ambiente, il contesto è identico, il gap di 50 si potrebbe giustificare anche in altro modo. Andiamo a verificare cosa sta succedendo. Lo abbiamo fatto e stanno venendo fuori dei risultati molto interessanti. Quindi anche affinare le tecniche di controllo è una forma per ovviare a fenomeni di illegalità che sicuramente continuano ad esistere, purtroppo. Onorevole Ventucci. Sui concorsi, sì. Gatti e Vinci. Dunque, noi abbiamo avuto fenomeni, ricordo un sequestro di circa 2 milioni, mi pare, di gratta e vinci falsi al confine tra la Slovenia, quindi la Guardia di Finanza, quindi c'è un'attenzione su questo fronte, però la falsificazione materiale diventa alquanto difficile, anche perché i sistemi diciamo di stampa sono curati da i migliori organismi internazionali, addirittura americani, quindi canadesi forse, se non ricordo male, americani. Quello che invece è un fenomeno che si sta verificando e che stiamo contrastando è quello dei falsi gatti e vinci, cioè i cosiddetti concorsi a premio fasulli, che diventano alternativi rispetto ai gatti e premi. Cioè se lei va in qualche esercizio commerciale si trova ogni tanto una sorta di mini gratta e vinci, che sembra un gratta e vinci, in realtà è uno sconto. Ecco, sono concorsi a premio che abbiamo cercato, peraltro mi pare sulla norma Abruzzo, sulla norma è stata regolamentata ed è prevista una diversa disciplina ora, e quindi stiamo facendo controlli insieme al Ministero dello Sviluppo Economico per limitare questo fenomeno che, come dire, dissimulando faceva passare per operazioni gratta e vinci quelle che invece erano operazioni tipicamente da concorso a premio, quindi con sottrazione anche di materia all'IVA e alle imposte sul reddito. E vengono assolutamente utilizzati pienamente, tant'è che l'analisi di rischio di cui facevo cenno si basa esattamente sui dati che noi prendiamo, abbiamo giornalmente in tempo reale da Sogei. Il ruolo dell'amministrazione non è stato mai, e fin quando ci sarò io non sarà mai, passivo. Noi ci proponiamo spesso e proponiamo spesso interventi normativi. In questo momento i nostri uffici hanno preparato una serie di norme che vanno proprio nel senso che qui prima era stato da me anticipato, cioè lotta all'evasione più efficace, controlli, miglioramento del sistema. Quindi sono d'accordo, ma do assicurazione che in questo senso si muove l'amministrazione. All'onorevole Barbato, dunque, intanto volevo dire, onorevole, mi faccio dire subito, io non ho usato frasi trionfalistiche, io ho dato soltanto un dato, cioè anche perché non ne sono io, e forse se lo sono in parte, quindi posso assumere il merito di questi numeri. E sono solo da 2 anni al vertice dell'amministrazione, quindi quello che è oggi il risultato è frutto di una politica normativa che, come diceva l'onorevole, risale alla fine degli anni 90 e che è andata avanti con tutte le legislazioni che si sono susseguite con una certa continuità di indirizzo. Ricordo che una delle riforme più importanti fu la legge Bersani, che aprì il mondo, diciamo, delle scommesse al mercato. Ma questo per dare proprio merito a chi merito ha, se ha, in questo settore. Quindi io assolutamente, lungi da me, non mi entusiasmo per certe cose, cioè cerco di essere freddo. Se ho dato questa impressione vorrei che fosse portata a normalità questa mia... È un dato che ho soltanto dato. E che ci sia, l'ho detto mi pare un attimo prima, che ci sia una compartecipazione attiva, un interesse documentato da atti giudiziari della criminalità organizzata nel mondo dei giochi e direi nel mondo delle scommesse, nel mondo delle newslot, nel mondo probabilmente dell'online, è ormai un dato che
è conosciuto. Però vorrei anche dire, noi sappiamo che è Intralot, è un operatore internazionale che ha una presenza in Italia, cioè un operatore greco che opera su tutti i mercati internazionali, che al pari di altri operatori come Lottomatica, come SNAI, come Sisal, è presente su diversi scenari internazionali ed è presente in Italia anche con una propria società qui operante ed operativa. Non siamo una forza di polizia. Noi quando ci muoviamo per acquisire i dati relativi alla partecipazione al mondo dei giochi ci atteniamo alle norme vigenti, e le norme vigenti prevedono che ci siano dei passaggi, delle verifiche, delle richieste di documentazione ad organi competenti. Fin quando questa documentazione non è, come dire, ostativa alla prosecuzione, al rilascio o a prosecuzione di rapporti concessori, l'amministrazione non è nelle condizioni di impedire o di come dire, anticipare giudizi che non possono che appartenere ad altri contesti, che possono essere contesti penali, contesti civili, contesti amministrativi. L'amministrazione si deve muovere secondo le leggi vigenti. Le leggi vigenti danno certe prerogative, danno certi compiti, e questi compiti nell'ambito di quelle norme di legge devono essere esercitate. Noi cerchiamo di esercitarle con PEC sicuramente, con deficit sicuramente, ma assicuro col massimo, col tentativo di applicarle al meglio, cercando di restare sempre freddi ed equidistanti rispetto poi alle situazioni personali individuali. Lei citava, onorevole, la vicenda della signora Falcone, che io ovviamente non ho gli atti giudiziari, quando arriveranno al nostro... io devo averli in modo formale, posso essere a conoscenza su base, come dire, informativa, perché ho letto sui giornali, ma non mi posso fermare al dato giornalistico per poter fare o non fare quello... Quindi sicuramente saranno fatte tutte le verifiche necessarie per poter intervenire immediatamente laddove ci siano state violazioni o ci siano collusioni e connivenze con fatti lungi da noi dal procedere in questo senso. Però sicuramente su questo siamo attenti e saremo ancora più attenti nel prossimo futuro. Il PREU. Veda, onorevole, non è che l'amministrazione, come dire, si è dichiarata... Voglio ricostruire un po' il dato, così per avere forse qualche elemento polemico nei miei confronti ulteriori, così prendo su di me il dato polemico. Alla fine del 2008, io ero arrivato da pochissimo, alla fine del 2008 c'è stata un'iniziativa parlamentare che ha portato l'incremento del PREU per finanziare alcuni organismi, diciamo, del parastato, chiamiamoli così, al 13,5, dal 12 proporzionale in vigore a quella data portato al 13,5. Beh, la stessa reazione che è stata avuta, che si è avuta in questi giorni, che non è una reazione, è una valutazione tecnica, è solo tecnica, perché poi ci mancherebbe, il Parlamento è libero e noi saremo lì ad applicare immediatamente le norme che dovessero essere varate, ma anche allora esprimemmo, e io fui tra quelli che andò, venne anche in commissione parlamentare, se non ricordo male, proprio a dire queste cose, che una elevazione del PREU avrebbe potuto generare squilibri all'interno del sistema così come congegnato dal legislatore, ripeto, legislatore che ha rivisto questa materia negli anni e che era fondato su un equilibrio di quota parte destinata alle vincite, quota parte destinata all'erario, quota parte destinata a quelli che devono investire nel mercato lecito. Era una valutazione tecnica allora, il legislatore ha recepito quelle indicazioni. Non so se devo prendermene il merito o il demerito, ma il sistema decalage di tassazione del PREU che parte dal 12,60 a scalare l'ho mutuato da mie esperienze, diciamo, come agenzia delle entrate, e quindi ho cercato di... è stato non ben accolto dagli operatori perché è stato criticato, oggi viene ancora più criticato di quanto non fosse allora, perché ritengono gli operatori, e parlo degli operatori per quanto ne possa sapere, ovviamente leciti e legittimi, che un elemento di distonia su quel fronte potrebbe generare contrazione della raccolta. Addirittura allora si minacciò, ricordo i primi del 2009, si minacciò la serrata del gioco, cioè la chiusura e il blocco da parte degli operatori. Siccome in gioco erano il 12 e qualcosa per cento di una fetta pari al 20 miliardi,
Come direttore dell'amministrazione onorevole mi sono dovuto preoccupare che ci fosse il mantenimento del gettito erariale. 2,5 miliardi di euro come gettito sarebbe stato difficilmente come dire, recuperabile da altra parte. Quindi è stata una valutazione meramente tecnica che non ha nulla a che vedere con gli aspetti etico-sociali e che è in linea con quello che è il compito dell'amministrazione, cioè mantenere gli equilibri di un sistema che oggi è così fondato. Poi si può discutere sulla eticità, sulla moralità del sistema, ci mancherebbe altro, io non mi permetto di intervenire su questo, ma come tecnico di questa materia devo occuparmi che il sistema, questo sistema che il legislatore ha voluto tenga, perché possa tenere deve avere, diciamo, delle caratteristiche che per noi sono fondamentali, cioè deve essere una equa ripartizione e proporzione fra le diverse componenti che intervengono. Quindi nessuna... Mi permetto di aggiungere sul piano tecnico che il PREU è un prelievo su, come area di gioco. Oltre al PREU, gli operatori sono chiamati ad assolvere le altre imposte, e cioè l'IRPEG, in questo caso l'IRES. Come? No, ma guardi, tanto che non deve, bisogna fare la colletta, io sono invece sostenitore di un'altra tesi che probabilmente, io spero che l'abbiamo partorita già da un po' di tempo, spero che questa sia l'occasione giusta per... Sai cosa c'è? Che proprio perché si deve aggiungere il PREU alle altre imposte, sarebbe ora che si formalizzasse normativamente la rilevanza, ne abbiamo parlato con l'onorevole, quindi si formalizzasse da subito la rilevanza immediata, diretta e per presunzione legale di quello che viene accertato come illecito sul piano del gioco anche in materia di imposte dirette di IRAP e IVA. Cioè se io accerto una sottrazione di base imponibile ai fini del PREU, automaticamente questo deve valere per l'applicazione di sanzioni, di imposte ai fini dell'IRES, dell'IVA e dell'IRAP in materia di imposte dirette. Quindi è così, come dire, integrata nella mia visione il mondo del PREU col mondo delle altre imposte, che pensi, non la considero una cosa a parte, la considero un elemento accessorio, aggiuntivo, che deve pesare anche in termini di sanzioni e di responsabilità amministrative su chi viola questo meccanismo così difficile. Sulle VLT, le VLT, cioè anche qui io non voglio richiamarmi sempre alle norme, ma sulle norme che prevedono un rapporto percentuale tra il mondo delle new slot, cioè le norme hanno previsto che gli attuali concessionari, che peraltro già potevano sulla base delle concessioni in essere e sviluppare il mondo delle VLT, possano e debbano, peraltro hanno pagato e stanno pagando, la seconda rata mi pare che scada a novembre, ha dovuto mettere mano al portafoglio per 700-750, ma non mi ricordo, sicuramente 700 milioni di euro, per poter acquisire in rapporto al numero di new slot in loro possesso il 14% di VLT, cioè un rapporto del 14%. La norma prevedeva un regime temporaneo, la norma prevedeva, ha previsto che le nuove gare per le new slot e per le videolotteri debbano avere inizio non prima di maggio dell'anno prossimo. Noi applichiamo le leggi, se la norma sulle VLT è abrogata, abroghiamo le procedure in atto, sono atti dovuti ai quali non possiamo ovviamente che dare seguito. Sulla pubblicità istituzionale, onorevole, sono assolutamente d'accordo, però vorrei ricordare che va oggi, già oggi, sui siti, e l'abbiamo fatto con il Dipartimento dell'Editoria della Presidenza del Consiglio, e va, io l'ho visto anche recentemente presso le stazioni ferroviarie, presso gli aeroporti, va sui mezzi di comunicazione RAI, La 7, Italia 1, tutti i mezzi di comunicazione, va uno spot che è quello che abbiamo ideato l'anno scorso della famiglia che non deve assolutamente pensare al sogno miracolistico e mirabolante della vincita al gioco, che deve stare con i piedi per terra. Ora, la pubblicità, il gioco uccide, è più forte, perché uccidere è un po', si può pure pensare. Io sono convinto di una cosa, che si sta facendo già, noi nell'ambito delle nostre capacità di bilancio investiamo, la parte pubblicitaria che noi spendiamo, con i limiti che io ho dato da quando sono al vertice di questa amministrazione, sono tutte orientate su tutti i mezzi di informazione con pagine che richiamano la responsabilità del gioco, il divieto del gioco ai minori e il richiamo degli adulti a impedire il gioco dei minori. Lo stiamo facendo, ci sono pagine su tutti i mezzi, su tutti i mass media,
di informazioni possibili e immaginabili. Abbiamo attivato delle forme di presenza sulle scuole e nelle scuole con organismi importanti che stanno dando presso le scuole in tutti i comuni più importanti d'Italia. Vorremmo allargare questa presenza per andare a dire ai ragazzi e ai giovani cosa è il gioco, cosa deve essere e cosa non deve essere il gioco. Stiamo cercando di collaborare con le ASL più importanti per fare processi di recupero e di sensibilizzazione sulle ludopatie, nell'ambito cioè di quelle che sono le competenze, sì, insieme al Codacons peraltro, insieme a stretto contatto con il Codacons, nell'ambito di quelle sono le nostre competenze, le nostre disponibilità, stiamo investendo tutto quello che possiamo in questa forma di comunicazione. Sono assolutamente d'accordo con lei che vada fatta una campagna ancora più ampia, perché la comunicazione istituzionale, la sensibilizzazione delle responsabilità è un elemento fondamentale, perché noi possiamo fare la migliore prevenzione, possiamo fare la migliore repressione, se non cambiamo culturalmente e non diamo un messaggio culturalmente corretto non possiamo arrivare a governare in modo etico e morale, per quanto possa essere etico e morale questo fenomeno.